Napoli rinnova i suoi impianti sportivi. Tra qualche giorno arriveranno gli atleti che partecipano alla quarta edizione dei Giochi del Mediterraneo. 1601 atleti appartenenti a 13 paesi. Le nazioni che converranno a Napoli sono 13, cioè la più alta percentuale fra le edizioni finora disputatesi dei Giochi del Mediterraneo. I lavori delle attrezzature sportive ovunque sono in via di ultimazione, al Vomero, all'Arenaccia, a Fuorigrotta, allo Stadio San Paolo e ai Porticciuoli. Tutto è stato curato perché i giochi si svolgano in una cornice degna della loro importanza. Il Presidente del Consiglio, onorevole Leone, pronuncia un breve discorso dopo aver ascoltato la relazione riepilogativa dei lavori. Gli atleti non saranno alloggiati in un'unica località, ma distribuiti in 40 alberghi diversi. Bisognava quindi provvedere con mezzi adeguati ai loro spostamenti. Una grande casa automobilistica ha perciò messo a disposizione del parco macchine 114 autovetture, che saranno guidate da personale delle forze armate.